questo è questo nostro compagno di strada che si è accompagnato molte volte nella zona del Monte Musinè in Piemonte, e non solo nella zona del Monte Musinè in Piemonte, ma in molte parti d'Italia, come vedremo tra poco, e che ha come caratteristica di avvicinare persone che sono tristi, solitarie, che hanno in mente pensieri di depressione, e lui con le sue parole, col suo fare rasserenante, riesce a portare di nuovo in luce gli aspetti migliori della personalità dell'uomo che ha accompagnato. E poi svanisce, e poi scompare. Questa è la sua foto. Ne abbiamo un'altra, che vorrei che fosse il signor Siragusa ad illustrarci. Che cosa rappresenta questa foto, signor Siragusa? Beh, rappresenta Pietro e Giovanni che corrono verso il sepolcro perché hanno ricevuto la notizia che Gesù era risorto, e vanno verso il sepolcro con tanto affanno ma con tanta gioia nel cuore. Quello è Durante di oggi, e quello sono io oggi. Quindi questa foto rappresenta in pratica lei, sì, e Durante. E Durante, ma in una vita parallela, come parallela, la chiamava lei, precedente. Precedente, sì. Per quello che riguarda lei. Per quello che riguarda. Ma anche per quello che riguarda Durante? Per quello che riguarda Durante pure. Cioè, questa foto che abbiamo vista è la incarnazione di oggi di questo stesso personaggio che ci sta quindi accompagnando da un tempo lunghissimo. Ma veda che cos'è, la gente dovrebbe finalmente capire che esiste una dimensione di mutante. Cioè, sono apparentemente terrestri, ma il loro spirito non è terrestre. Ho capito. E quindi è... E allora hanno il personificato e il personificatore. Io sono il personificatore, ma c'è anche il personificato, che a volte parla lui, a volte parlo io. Ho capito. Ma io vorrei invitare il signor Durante, se è, come credo, in condizione di raccogliere il nostro messaggio, vorrei invitarlo, se crede che ci sia l'atmosfera giusta in questa tenda in compagnia di Eugenio Siragusa, a mettersi in contatto con noi. Abbiamo tanti strumenti per farlo, si può fare in tanti modi. Se questo, che sarebbe il massimo per noi, non fosse possibile, allora vorrei pregare le persone che hanno avuto questa straordinaria esperienza, che sono stati compagni di strada di Durante, che hanno avuto il conforto della sua serenità, a darci un cenno, a darcene una informazione. Noi abbiamo bisogno di informazioni in un campo così incredibile, ma incredibile non lo uso nel senso del non credibile, signor Siragusa. Ce ne sono tante informazioni, ce ne sono tante, ma li tengono nascosti perché la gente non deve conoscere la verità. È stato detto e scritto: non siete voi ad entrare nel regno dei cieli ed impedite che altri vi entrano. Perché? Perché nascondono la verità. La verità è scomoda per il potere.